La canzone segreta di Carlo è 4 marzo 1943 di Lucio Dalla. Sicuramente il fatto che Carlo abbia amato e continui ad amare come me e Lucio è una cosa bella, nel senso che in qualche modo siamo legati da un'amicizia in comune. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra Il nostro lingua, direttore artistico per la però messa in scena di 4 sapeva marzo amare. 1943 ha pensato a qualcosa di davvero suggestivo. Ci trasferiamo in una piazza a Firenze. Ma la vera sorpresa per Carlo sarà quella di trovare sul palcoscenico i suoi amici più cari, Toscanacci Doc. Ho conosciuto Carlo e con certezza posso dire il giorno perché era il 1 ottobre del 1972 che corrispondeva al primo giorno di scuola delle medie. Da quel momento è nata questa amicizia che è andata avanti per tanti anni. Sapere che puoi fare affidamento, contare su una persona senza neanche dover chiedere, a volte ci intendiamo anche con un semplice sguardo. Il mare prediletto di Carlo è Castiglioncello. L'infanzia sua è lì. I primi polpi l'ha presi lì. La pesca poi per Carlo, per l'amor di Dio, è una roba. Una volta in barca ci saranno state 20 barche, 25 barche. Lui ha preso un tonno di 84 kg. È seduto su due sedie. La storia che racconta questa canzone è particolare. Tutta una serie di immagini, di sensazioni, di emozioni lo accomunano a quella canzone. Ha vissuto grosso modo quel percorso lì e quindi lui un po' lì dentro ci si riconosce. Carlo è una persona con una grande sensibilità. Io credo che lui vada avanti in un modo così straordinario proprio per questo anche. Perché la gente gli dà fiducia, questa è la cosa che mi piace. Quando Carlo ci vedrà salire sul palco, sicuramente si meraviglierà. Carlo è un fratello, sicuramente apprezzerà il fatto che noi siamo lì per lui. Ma le sorprese non sono finite per il nostro amato Carlo. Per lui ci sarà un esercito di amici, tutta la grandissima famiglia di Tale e Quale Show. Voglio vedere che faccia farà. Di solito a Tale e Quale era Carlo che ogni venerdì ci faceva la sorpresa per quanto riguarda le assegnazioni dei personaggi. E stavolta gliela facciamo noi. La musica va a toccare corde sempre molto intime, molto delicate. Quindi speriamo che con la musica ci si riesca. Secondo me si stupirà tantissimo, sì, sono sicuro.